Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Vediamo un sondaggio per Porta a Porta Rai 1 per la casa di sondaggi Noto del 24 marzo del 2020. Vediamo che partiamo con l'area di governo, abbiamo il Partito Democratico al 21,5% rispetto a un mese fa, incrementa di 4 punti percentuali. Il Movimento 5 Stelle al 14% rispetto a un mese fa, perde il 3,5%. Italia Viva di Renzi al 4% rispetto a un mese fa, guadagna lo 0,5%. LeU all'1% perde un punto percentuale rispetto a un mese fa. Quindi la totale dell'area di governo è 40,5%, perde mezzo punto percentuale. Andiamo a vedere il centrodestra. La Lega al 29,5% perde 2,5 punti rispetto a un mese fa. Fratelli d'Italia al 14% guadagna il 4%. Forza Italia al 5,7% perde l'1,3%. Cambiamo di Totti, l'1,3% perde lo 0,2%. Il totale del centrodestra con l'incremento di Fratelli d'Italia rimane invariato al 50,5%. Quindi c'è una differenza tra centrodestra e centrosinistra di 10 punti percentuali. Abbiamo poi Azione di Calenda al 2%, perde un punto, i Verdi all'1,5% guadagnano lo 0,5%, abbiamo Più Europa all'1%, altri partiti al 4,5% guadagnano un punto percentuale. Ma adesso passiamo alle ultime notizie sulla malattia. L'ultima è questa: Trudeau, Olimpiadi, tutti prendano esempio dal Canada. Il primo ministro Justin Trudeau ha elogiato la decisione del Comitato Olimpico Canadese di boicottare le Olimpiadi di Tokyo, che dovrebbero svolgersi dal 24 luglio al 9 di agosto, qualora si svolgano regolarmente questa estate, nonostante la malattia e il suo diffondersi. So che è straziante per molte persone, atleti, allenatori, squadre, tifosi, ma è stata assolutamente la decisione giusta da prendere, dichiara il premier canadese, e tutti dovrebbero seguire il nostro esempio. Trump: la cura non può essere peggio della malattia. Supereremo questa sfida. Voglio che sappiate, dice Trump, che i sacrifici che state facendo salvano vite umane. Lo afferma Donald Trump rivolgendosi agli americani nella conferenza stampa quotidiana dalla task force al lavoro sulla malattia. La cura, dice, non può essere più dura della malattia stessa, ha poi detto Trump, indicando che dopo 15 giorni di valutazione deciderà come rimettere gli Stati Uniti in affari, e aggiunge: il nostro paese non è fatto per fermarsi, riapriremo prima di 3 o 4 mesi, aggiunge il presidente. Trump ha infine assicurato che l'accordo al Congresso sul piano di stimoli per contrastare l'impatto economico è più vicino. Il piano dovrebbe contemplare quasi 2.000 miliardi di aiuti, ma in merito repubblicani e democratici non hanno ancora trovato un'intesa. Passiamo a un'altra notizia, il bollettino degli Stati Uniti. I casi balzano a 42.200 con 520 decessi. È la prima volta in un singolo giorno che i morti superano le 100 unità, lo riportano i media americani. Un'altra notizia, l'incontro tra Conte e le opposizioni si è concluso dopo 3 ore, l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e leader dell'opposizione sull'emergenza. Un'altra notizia, nuova stretta a Piacenza per contenere la diffusione. Arrivano anche per l'intero territorio della provincia di Piacenza nuove e ulteriori misure restrittive di prevenzione e contrasto sulla diffusione, condivise con i sindaci della provincia e il prefetto di Piacenza. Lo prevede l'ordinanza firmata la sera scorsa dal presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in vigore dal 24 marzo al prossimo 3 aprile. Il provvedimento si articola su 2 punti principali. Primo, la sospensione pressoché generalizzata delle attività economiche, ad esclusione di quelle essenziali, di quelle che garantiscano contatti limitati tra le persone
al proprio interno, applicando rigide misure di sicurezza. Secondo, il rafforzamento delle misure per garantire il contenimento e il distanziamento sociale, a partire dal divieto di ogni assembramento con più di due persone, anche rafforzando i controlli. Un'altra notizia: Conte alle posizioni. La risposta europea coordinata è l'unica possibilità. L'Italia sta attuando una strategia che ci costa sacrifici con un impatto economico notevole per ottenere un risultato. Non possiamo accettare che altri paesi affrontino questa lotta con una soglia di rigore più bassa, perché poi potremmo essere esposti agli effetti di un contagio di ritorno. La risposta europea coordinata a tutti i livelli è l'unica possibile. Secondo quanto riferisce l'agenzia ANSA, questo è quanto detto dal Presidente del Consiglio Conte nell'incontro con l'opposizione che era in corso a Palazzo Chigi. Secondo fonti, durante l'incontro il Premier avrebbe poi espresso l'auspicio che il periodo di chiusura delle attività non essenziali deciso nel fine settimana sia limitato. Inoltre si sarebbe impegnato a garantire il doppio passaggio parlamentare dei provvedimenti sull'emergenza varati finora. Secondo quanto riferisce ADN Cronos, infine Conte avrebbe anche dichiarato che il decreto varato ieri con la chiusura delle attività produttive, industriali e commerciali in tutta Italia è stata una decisione ritenuta necessaria per l'area più critica del nord, ma sicuramente anche utile in funzione preventiva per il centro e per il sud. Passiamo ad un'altra notizia. La Gran Bretagna chiude tutto, chiusi i negozi, i cittadini non possono uscire se non per necessità improrogabili. Quindi anche la Gran Bretagna opta per chiudere. Il Premier Boris Johnson, in un discorso alla nazione, ha ordinato al paese di non uscire di casa se non per necessità improrogabili. Spesa, motivi di salute, lavoro, assistenza di persone non autosufficienti, attività sportiva praticata individualmente. Johnson ha anche ordinato la chiusura dei negozi non essenziali, dei luoghi di preghiera, di biblioteche e altri luoghi di ritrovo. Sospesi inoltre tutti gli eventi sociali, inclusi battesimi e matrimoni, ma esclusi i funerali. Il tono di Johnson è stato serio e ultimativo. Il Premier ha spiegato che la minaccia silenziosa sta crescendo nel Regno, come altrove nel mondo, che nessun servizio sanitario potrebbe far fronte a un picco concentrato. Passiamo a un'altra notizia. Fonti verso informativa Azzolina in Senato. Oltre all'informativa del Premier Giuseppe Conte di giovedì, nei prossimi giorni in Parlamento dovrebbe essere sentito anche altri ministri. A Palazzo Madama è probabile, spiegano fonti di maggioranza, che sempre giovedì ci sia un'informativa del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina sul proseguo dell'anno scolastico e che la prossima settimana il ministro Roberto Speranza riferisca sulle mascherine. Passiamo ad un'altra notizia. La Francia inasprisce restrizioni su jogging e mercati. La Francia decide per un'ulteriore stretta sulle misure di isolamento sociale per contrastare la diffusione della nuova malattia. Il Premier Edouard Philippe, parlando a TF1, ha annunciato che a partire da domani verrà limitato l'esercizio fisico all'aperto. Dovrà svolgersi entro un chilometro da casa e non più di una volta al giorno. E verranno chiusi la maggior parte dei mercati alimentari all'aperto. C'è un nuovo modulo per l'autocertificazione. Cambia il modulo dei cittadini che intendono fare spostamenti. Sarà in linea con l'ultimo, con misure di contenimento, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Passiamo a un'altra notizia. Positivo il tecnico del Galatasaray. L'allenatore del club turco, Fatih Terim, già tecnico di Milan e Fiorentina, è risultato positivo. Sono in buone mani in ospedale, dice. Non vi preoccupate, ha scritto l'allenatore 67enne su Twitter. In precedenza era risultato positivo il vicepresidente del club di Istanbul, Abdurian Albayrak. Passiamo a un'altra notizia. Israele, i casi risaliti a 1442 positivi. Lo ha reso noto il ministro della Sanità, secondo cui 29 di essi si trovano in condizioni gravi. Venerdì si è registrato un primo decesso.
In nottata, riferiscono i media, il governo discuterà una serie di misure per limitare in maniera ancora più rigida gli spostamenti degli israeliani fuori dalle proprie abitazioni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.